siamo Tequila. In questo tutorial la mia padroncina vi farà vedere come ha fatto questo bel vestitino con la faccia da orsetto all'uncinetto. Siete pronti? Cominciamo! Oggi, carissimi amici, vedremo come uncinettare un bel vestitino orsetto per il nostro cagnolino. Vedete questo modellino con allacciatura laterale per aprire agevolmente il collo, l'apertura per, chiamiamole, le braccia per le zampine. Ecco qua, vi farò vedere anche ovviamente come si fa la decorazione, questa decorazione nel dettaglio alla fine del video, e niente, e questo sarà realizzabile con ogni tipo di filato e numero di uncinetto, perché vi darò le istruzioni per tutte le taglie, cioè come misurare per creare la catena di base per ogni taglia e quindi anche per ogni tipo di filato. Cominciamo subito. Allora, amici dell'uncinetto, questo progetto è facilissimo perché dobbiamo preparare soltanto due pezzi, due rettangoli, e poi assemblarli insieme. Vedete, uno più stretto e anche leggermente più corto, e poi assemblarli insieme in questo modo. Vi farò vedere nel dettaglio, poi faremo il collo con l'apertura per farlo entrare facilmente. Qui faremo le aperture delle zampe e il nostro vestitino sarà pronto in circa 2 ore, non di più. Beh, poi dipende dalla grandezza del vostro cane. Per questo progetto ho utilizzato un po' meno di 100 grammi del filato Lisa Premium della Gründel. Voi potete utilizzare qualsiasi altro filato a disposizione, perché vi darò tutte le misure anche in centimetri per lavorare quindi con qualsiasi tipo di uncinetto e per qualsiasi taglia di cane. To my
nell'ultima maglia, quindi della seconda riga, vedete nella penultima una maglia bassa e nell'ultima una maglia alta. Vado avanti così con questo punto che vedete è sempre uguale, una catenella e volto, rinizio nella primissima maglia con una maglia bassa e poi una maglia alta, maglia bassa, maglia alta, fino a raggiungere la lunghezza necessaria per il mio abito che otterrò misurandolo sulla groppa del mio cane. Potete farlo lungo quanto vi occorre. Cagnolino sono serviti circa 6 centimetri. Adesso, finita la catena di base, fate 2 catenelle in più che contano come prima maglia alta e nella terza catenella, a partire dall'uncinetto, scusate, nella quarta, una maglia alta. Proseguite con una maglia alta in ogni catenella sottostante. Ecco perché non c'è un multiplo, il nostro punto sarà semplicemente una maglia alta in ogni maglia sottostante. Lavorate in questo modo fino alla fine della riga. Ecco qui, il mio pezzo più piccolo è terminato, non ho nemmeno contato quante righe, so che deve essere più corto del pezzo più largo di almeno un terzo, quindi vi potete facilmente regolare da soli a seconda della taglia del vostro cane.
Prendiamo un nuovo filo e adesso andiamo a lavorare per creare il collo. Iniziamo dalla maglia che sta subito sopra l'apertura della zampa. Vedete? È la zampa sinistra. Facciamo una maglia bassissima per ancorare il filo, poi una catenella. Rientriamo nella maglia e facciamo una maglia bassa e a seguire una maglia bassa in ogni maglia sottostante fino a completare tutto il giro. Alla fine di questo giro chiudiamo con una maglia bassissima nella prima maglia bassa del giro e ricominciamo una catenella, rientriamo nella maglia sottostante, la primissima, e facciamo una maglia bassa. Andiamo avanti in questo modo per tre giri totali, quindi tre giri in tutto di maglia bassa. Abbiamo fatto i tre giri di maglia bassa, adesso cambiamo punto. Iniziamo con 2 catenelle, rientriamo nella stessa maglia e facciamo una mezza maglia alta. E a seguire in ogni maglia sottostante facciamo sempre una mezza maglia alta. Andiamo avanti in questo modo per 5 giri consecutivi, quindi 3 di maglia bassa, 5 di mezza maglia alta. Alla fine di questo primo giro non chiudiamo il giro, ma facciamo 2 catenelle di alzata, rientriamo nel punto e facciamo mezza maglia alta. Vedete, praticamente invece di fare dei giri faremo 5 righe di mezze maglie alte in modo da creare l'apertura del collo alto per il nostro vestitino. Allora, finite le nostre 5 righe di mezza maglia alta, direttamente a fare la rifinitura, una catenella e volto, rientro in ogni maglia sottostante e faccio una maglia bassa per rifinire. Vado avanti in questo modo fino alla fine della riga.
abituare, no, ma vedrai che ti piacerà tantissimo, è morbidissimo.